Signor Prefetto, l'Agenzia dei Beni Confiscati inizia a dare i suoi frutti, purtroppo si è andato a rilento in questi ultimi anni anche perché il patrimonio da gestire era enorme, è enorme, è immenso. Adesso si è avvicinata anche alla gestione di questo patrimonio anche Unicredit Foundation, al quale sicuramente va un plauso. Quindi diciamo che il meccanismo si sta mettendo in moto. Il meccanismo è esattamente quello di una sinergia forte tra la società civile, i sindaci e le grandi istituzioni nazionali, quindi istituti importanti e aperti anche dal punto di vista culturale come Unicredit Foundation, ma anche altri che devono scendere in campo, e tutto questo insieme per una politica di sviluppo che è al tempo stesso la vera politica strategica di contrasto alla criminalità. Ecco, si sta pensando di snellire le procedure, ci può fare qualche anticipazione oppure in fase di programmazione? Perché gestire un bene confiscato paradossalmente va a frenare poi quello che può essere l'utilizzo del cittadino, comunque della società civile. No, io direi di no, noi cerchiamo certamente di accelerare i tempi tra le scelte che fa l'autorità giudiziaria e la destinazione del bene, e anche questo passa tra una intesa forte, autorità giudiziaria, agenzia dei beni confiscati. Stiamo lavorando con grande intensità e trovando una grande disponibilità sia dei procuratori che dei presidenti delle misure di prevenzione dei tribunali di Palermo, di Reggio Calabria, di Napoli, proprio perché da questo lavoro quotidiano, da questo lavoro intenso, da questa rete di rapporti poi vengono tagliati completamente i tempi, perché di fatto le decisioni che assume il giudice nel momento in cui sequestra, essendo una decisione condivisa, è una decisione che segue già la destinazione e il futuro di quel bene, risolvendo una serie di problematiche che invece ci troviamo sul tavolo per il passato. Ecco, oggi una mattinata di grande senso civico dove Unicredit Foundation è il protagonista, quindi cosa possiamo dire alla Unicredit Foundation? Che è sicuramente un grazie, che è un esempio sicuramente virtuoso, ma che di questi esempi ne abbiamo bisogno di tanti, e quindi Unicredit certamente continuerà assieme a noi a sostenere questi progetti, ma in campo ci aspettiamo che piano piano scendano anche per emulazione una serie di altre istituzioni di cui abbiamo assolutamente bisogno. Grazie.